Un saluto a tutti gli amici degli Ronchi Verdi e bentornati. Oggi, per collegarmi alla puntata precedente dello Spritz, vi insegnerò un'altra variante, un altro twist su questo genere. Il famosissimo, oggi vedremo il famosissimo Hugo. Molti di voi lo conosceranno già, altri meno, ma vediamo nel dettaglio come prepararlo. Questo cocktail trae origine appunto dalla grossa popolarità dello Spritz, che come dicevamo l'altra volta, parte dal Veneto fino ad arrivare anche fino in Piemonte con l'aggiunta dei vermut all'interno del cocktail, ma si ferma anche in Trentino, dove abbiamo un liquore molto utilizzato in zona a base di fiori di Sambuco. Quindi, come dicevamo, questo li liquore è una base alcolica neutra dove viene aggiunta la parte aromatizzante, in questo caso il fiore di Sambuco, che non c'entra niente con la Sambuca, ma è molto aromatico, floreale e leggermente dolcino come gusto, quindi uno spritz indicato un po' al pubblico femminile, ma anche alcuni uomini lo apprezzano. Come dicevamo, in realtà l'aperitivo dovrebbe avere una nota amara, dato che il liquore fiori di Sambuco è tendenzialmente quasi sempre abbastanza sul dolce. Per compensare questa dolcezza andremo a bilanciarlo, a differenza dello spritz, con un goccino di succo di lime per dargli un po' di acidità, ok? Quindi vediamo nel dettaglio come prepararlo. Il bicchiere, come lo spritz, o calice da vino o tumbler alto, a piacimento, tecnica sempre build. Quindi per prima cosa riempiamo il bicchiere di ghiaccio. Una volta che ho il mio bel bicchiere pieno di ghiaccio, lo vado a raffreddare. Una volta che vedo le pareti del bicchiere leggermente opaline, e vado a scolare l'acqua in eccesso. Allora, liquori fiori di Sambuco ne troviamo moltissimi in commercio. Non ce n'è uno più buono dell'altro, dipende un po' chiaramente dai vostri gusti. Diciamo, nel caso specifico del Saint Germain, essendo molto intenso, in realtà il dosaggio basta anche un po' meno liquore nel dosaggio rispetto alla ricetta classica. Voi tenete buono i 4,5 cl, quindi tre quarti di tazzina che abbiamo visto nello spritz, come liquore fiori di Sambuco. Se utilizzate il Saint Germain, potete metterne anche un briciolino meno, anche 3 cl sono sufficienti per aromatizzare bene il cocktail, ok? Quindi per prima cosa metto il succo di lime. Poi vado a versare il mio spumante, sempre nella dose di 6 cl. Sempre i miei 3 cl di acqua gasata Sparea. In più, rispetto allo spritz classico, vado a spremere mezzo lime dentro, che produrrà circa 2 cl di succo. Questo, come dicevamo, mi serve per bilanciare un po' la dolcezza del liquore. Poi, se qualcuno piacesse più dolce, basta ridurre un po' il succo di lime. A questo punto miscelo delicatamente. Quando abbiamo cotta la base di bevande sodate, spumante, comunque diciamo un po' gasata con l'aggiunta di anidride carbonica, la miscelazione deve essere sempre molto delicata, altrimenti si rischia di perdere la gasatura del cocktail. Poi con l'altro mezzo lime faccio uno spicchio di decorazione che andrò a mettere all'interno e vado a profumare ulteriormente il mio cocktail con un rametto di menta. Come abbiamo visto per il gin fizz, se sbatto la menta sul bordo del bicchiere, rilascio gli oli essenziali e quindi quando porterò al naso il cocktail, sarà molto più intensa quest'aroma. Io consiglio sempre di bere i cocktail possibilmente senza cannuccia, perché fa parte proprio dell'esperienza. Così sfruttiamo un gusto in più, l'olfatto, che se no verrebbe meno. Mentre se portiamo il bicchiere al naso e beviamo, avremo una doppia emozione. Poi a voi la scelta, altrimenti se volete utilizzare le cannucce, esistono sia delle cannucce prodotte
in materiale bio, tipo pasta di mais, oppure delle bellissime cannucce in ferro, che sono lavabili in lavastoviglie e riutilizzabili all'infinito. A voi la scelta. Bene, ora non mi rimane che augurarvi buon aperitivo e speriamo di rivederci presto. Buona giornata a tutti, ciao!